Google deve essere molto fortunato. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. In questo video andremo a fare un confronto tra i due grandi sistemi di assistenza digitale, ovvero Amazon e Google. Infatti possiamo costruire dei veri e propri ecosistemi con questi dispositivi. Infatti con il Google Home e il Chromecast potremmo fruire di contenuti multimediali sulla nostra TV e forse anche con Alexa. Ma vedremo come questo in realtà è semi possibile. Ma non perdiamo tempo ed iniziamo subito. Partiamo dal fatto che potete vedere alle mie spalle questo stupendo manifesto di Giffoni. Infatti sono stato giurato presso il Giffoni Film Festival ed è stato un qualcosa di spettacolare. E un'esperienza che consiglio a tutti moltissimo, soprattutto se siete appassionati di cinema. Bene, iniziamo parlando appunto di questi antipodi, ovvero Google e Amazon. Infatti è da poco disponibile su Google anche un servizio Amazon, ovvero Prime Video. E questa è una premessa che faccio magari per coloro che non sono informati su quest'ultima news. Infatti prima, cioè fino a qualche settimana fa, se avessi voluto vedere un video Amazon Prime Video avresti dovuto comprare un Fire Stick e non avreste potuto utilizzare il vostro Chromecast, mentre adesso anche l'applicazione Prime Video è supportata dal Chromecast. Bene, che cosa voglio dire al riguardo? Innanzitutto la fascia di prezzo. Parliamo della medesima fascia di prezzo per quanto riguarda appunto i device. Infatti Google attesta la rivalità di prezzo Alexa e il Fire Stick si attesta su una decina di euro superiore al Chromecast. Questo perché ad esempio va ad utilizzare un telecomando a radiofrequenze, che quindi ovviamente ne giustifica il costo maggiorato. Inoltre il Fire Stick è una vera e propria TV, ovvero un smart box molto molto piccolo e compatto che possiamo andare ad applicare alla nostra TV non smart per renderla smart con un telecomando. Ma al fine della comodità di utilizzo e del go to voice, ovvero il comando totalmente vocale delle nostre abitazioni, vale la pena acquistare il concorrente Amazon o quello della grande azienda Google? Se volete la mia opinione, Google è sicuramente vincente, ma andiamo a vedere perché con questo rapido confronto che andiamo a fare tra gli assistenti durante alcune banali richieste, come ad esempio aprire un'applicazione oppure farci vedere un contenuto multimediale da una di esse, per scoprire subito che Google distrugge Amazon. Vediamo prima appunto Google. Hey Google, metti come fare i pancake da YouTube su TV. Come fare i pancake da YouTube sulla TV salotto, ok. Hey Google, metti La Casa di Carta su TV. La Casa di Carta da Netflix, ok. Lo metto subito sulla TV salotto. Hey Google, metti un po' di musica da Spotify su TV. Un po' di musica da Spotify. Certo, la metto sulla TV salotto. Hey Google, stop. Alexa, metti YouTube da Fire Stick. Non posso farlo su YouTube. Alexa, apri Prime Video su Fire Stick. Non posso farlo su Prime Video. Alexa, metti della musica in TV. Non ho trovato nessun dispositivo chiamato TV che possa riprodurre musica. Per riprodurre musica sul tuo altoparlante, Alexa, usa il nome del dispositivo. Puoi mostrarmi cose su Fire Stick? Non ho trovato nessun dispositivo chiamato Fire Stick che possa riprodurre. Bene, innanzitutto avete visto che non possiamo vedere nulla con la voce. Ho visto che il Fire Stick è compatibile anche con l'assistente vocale tramite un suo telecomando apposito. Devo dire che l'applicazione non funziona. Insomma, ho provato a scaricare l'applicazione che ho detto furbamente: io non compro un altro telecomando, uso l'app che sicuramente è un telecomando comprensivo, e invece no, non è compatibile con questo Fire Stick. In vendita non ho trovato il modello con Alexa. Quindi vuol dire che
io attualmente, pur volendo spendere dei soldi, non posso andare ad utilizzare l'assistente vocale di Amazon. E questa è una cosa, secondo me, che fa prendere il Fire Stick. Se lo vado a prendere un attimo, eccolo qua, il nostro fantastico Fire Stick, ce lo fa buttare nel cestino. Infatti lui andrà sicuramente in reso, che farò appena chiudo questo video, vado ad impacchettarlo e rimandarlo a Jeff Bezos. Comunque, spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia aiutato a decidere quale ecosistema scegliere. Quindi io vi consiglio, come abbiamo visto nel video anteprima, se ve lo siete perso andatelo a recuperare, dell'unboxing e prima impressione del Fire Stick. Se appunto volete un qualcosa con un telecomando, potete andare ad optare per quello. Ovviamente vi consiglio di avere una TV con il check, ovvero l'HDMI che passa i comandi del vostro telecomando principale, altrimenti dovete utilizzare per forza il suo telecomando. E non che sia scomodo, però è uno sbatti, prendi il telecomando, accendi la TV principale, prendi vai in sorgenti, vai un attimo sul Fire Stick, prendi il telecomando suo, gira tra le applicazioni, apri Netflix, fai una ricerca lunghissima, eterna per trovare la serie e poi fai avvia. Se vuoi mettere in pausa ritrovi il telecomando, no raga, non sbatti, io muoio col cervello. Quindi io ho il mio bellissimo Google che non devo neanche accendere la TV, in quanto con l'HDMI check fa tutto lui, ma è un dio sto coso. Cioè voi dite quella frase, che ora non pronuncerò altrimenti qui si ribella, e lui andrà automaticamente ad accendere la TV, aprire l'applicazione, caricarvi la serie e voi dovrete semplicemente dirla. Voi entrate in casa e dite: "Hey, fammi vedere questo da YouTube, da Netflix, da Spotify, da Tidal, a tante di quelle applicazioni, da Prime Video, tutto quello che volete". Una ricerca vocale rapidissima vi manda al video successivo. Potete aggiungere tramite il protocollo Google Cast dei video in coda da YouTube. Potete streamare tante di quelle applicazioni, condividere il vostro schermo del telefono. Ma raga, veramente, il Chromecast è un qualcosa di spettacolare se abbinato al Google Home. Cioè, da solo ha delle potenzialità fantastiche. Google Home da solo è simpaticissimo e comodissimo. Raga, ma se li mettete insieme, cioè, è una divinità, raga, io ve lo consiglio. Acquistate Google Home e Chromecast, trovate il link qui sotto in descrizione e davvero non potrete più farne a meno. Infatti io sto alla mia seconda coppia, uno l'ho acquistato per i miei genitori e non me ne pentirò mai. La miglior scelta di sempre, soprattutto perché poi magari impostare il gruppo di altoparlanti è una cosa talmente semplice. Infatti ad esempio ho messo casa, quando dico metti un po' di musica su casa, fa partire entrambi Google Home, accende entrambe le TV e mi fa partire la musica su entrambe le TV. È come se avessi 4 altoparlanti, se non consideriamo che le TV ne hanno 2, quindi 6 altoparlanti. Tanto velini in stereo in tutta la casa, io dove mi muovo, ascolto musica e posso metterla in pausa con un click, con una voce, un qualcosa di straordinario. Provatevi raga e poi non ve ne pentirete. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete questo video se a qualche vostro amico interessa e aveva qualche dubbio su quale assistente acquistare. Fatemi sapere se vi piace questo nuovo setup, tra virgolette, che magari alternerò con qualche cartoncino, qualche manifesto diverso sullo sfondo, a quello tech che siamo abituati a vedere con il monitor TV, la scrivania e insomma. Salve a tutti ragazzi!